La strategia di contenimento del coronavirus passa, oltre che attraverso il distanziamento sociale, l'uso di mascherine e guanti, l'isolamento delle persone infette, anche attraverso l'attivazione di screening mirati. È quello che hanno fatto con successo alla clinica Villa Maria di Campobasso, dove il responsabile del reparto di medicina, Carlo Pedicino, ha presentato i risultati di uno screening epidemiologico effettuato nel mese di aprile a Tappeto, mediante test rapidi su tutti i dipendenti e i collaboratori della struttura. E questo test ha dato positività su circa 70 operatori testati, per l'esattezza 68, abbiamo evidenziato 7 positivi, di cui 5 successivi sono risultati positivi anche all'RT-PCR, cosiddetto tampone orofaringeo. Questo ha assunto a nostro giudizio è stato uno screening di particolare importanza per la sicurezza degli operatori, ma soprattutto dei nostri ospiti e dei nostri pazienti, molto spesso pazienti anziani e quindi soggetti fragili. I test sono stati poi allargati anche all'utenza esterna di Villa Maria. Ad oggi sono 319 quelli effettuati, il 9% con risultati positivi. Questa è una metodologia che consente di individuare sieropositivi asintomatici, quindi pazienti con infezione Covid asintomatici, e quindi isolarli come abbiamo fatto noi. Il cluster l'abbiamo evidenziato nel personale amministrativo, fortunatamente non nel personale sanitario, e quindi abbiamo evitato che questa malattia potesse diffondersi nell'interno del reparto. È un test di piccolo costo, di rapida diffusione e di rapida sul territorio, e nello stesso tempo apportando alcune piccole correzioni, ad esempio anziché fare con la goccia di sangue utilizzando il siero e il plasma, si riducono anche quei margini di errore.